soltanto pochi secondi, stai tranquillo, basta che sono qui dentro. La previsione è di sottoporre tutti questi ragazzi a tampone antigenico per la ricerca del SARS-CoV e gli interventi vengono svolti su questi ragazzi in relazione a specifiche categorie anche di, degli istituti che loro frequentano, che in base a determinati studi possono avere una minore o maggiore probabilità di far sviluppare all'interno di queste strutture dei focolai. Il progetto è rivolto al momento esclusivamente alle scuole secondarie di secondo grado, quindi ai licei e agli istituti professionali, un target che va dai 14 ai 18 anni. In ASL Roma 5 abbiamo 50 istituti superiori e il progetto è quindi rivolto a 20.500 studenti. Stiamo facendo attività di screening, dei tamponi rapidi che danno un risultato in 15 minuti, quindi ai negativi, i negativi diciamo li mandiamo via subito dopo 15 minuti, mentre i positivi eventualmente qualora ci fossero, stamattina non ne abbiamo ancora fatti, gli facciamo un test molecolare di conferma. Sei pure tra i primi ad aver avuto il vaccino. È stato emozionante, nel senso usufruire di qualcosa su cui tutto il mondo ha lavorato in maniera coordinata per gli ultimi mesi, è bello, vedere dei risultati è bello. Che ne pensate dell'iniziativa di fare i tamponi a tutti gli studenti? A me personalmente sembra una buona iniziativa, per questo abbiamo aderito. Sì, sì, sono contenta per andare a scuola perché fa più meglio a scuola, ti dico la verità, più meglio a scuola di a casa, online. Speriamo che si riparta, insomma, su questo ancora ci sono dei dubbi, tra l'altro io ci lavoro a scuola, quindi ancora non è certo. Al momento la tensione si attesta intorno al 20-30% facendo una media. Consideriamo che lo screening inizia oggi e le adesioni possono essere accolte fino al 2 gennaio. Non è un'attività fine a se stessa, non è un'attività che si esaurisce con il semplice gesto dell'esecuzione del tampone e che ci dice lì per lì come sta la persona. Deve essere considerato che è un'iniziativa a valenza importante, sovraziendale, un grande gesto di responsabilità anche nei confronti non solo del nostro, come dire, del compagno di banco, del ragazzo che fa il tampone, non solo del corpo insegnante, ma anche nei confronti delle categorie più fragili che sono accanto a noi. Quindi io chiederei veramente a tutti un atto di responsabilità nei confronti del proprio contesto di riferimento, un atto di amore e di consapevolezza nei confronti dei nostri familiari più anziani e che metteremo in sicurezza.